Ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video, è importante perché mi dimostrate affetto, curiosità e voglio continuare. E sintonizzatevi tutti i giorni, mi raccomando. Dai, bacioni. Ciao. Oggi c'è un bel soletto per adesso fuori. Quindi io mi bevo il succo. Ah, e devo fare la spesa stasera al tipo il 2000%. E cosa volevo prendere? Un biscotto. Ci beviamo questi biscotti e il vino che mi ha portato Maria. Non rifiutiamo decisamente questa generosa offerta. E andiamo in giardino. Penso di dover tagliare il prato perché sta generando una foresta qua. Assaggiamo questi biscotti. Me li ricordavo appunto buoni. Questo. Comunque, qua ho un sacco di piante che sono proprio morte stecchite a causa dell'acquazzone che c'è stato l'altro giorno. Ho notato ora quanta cazzo di menta c'è. Oggi mi devo fare assolutamente una passeggiata, comunque sfruttare questo bel tempo, che è raro che ci sia caldino e sole ultimamente. C'è sempre pioggia, nuvolo, oppure sole con 14 gradi, quindi oggi ce ne sono diciannove, ci sta decisamente meglio. 20 gradi, 20 e come massima 23. Top, per una volta che è weekend c'è il sole, sia oggi che domani, poi settimana prossima ricomincia la pioggia, ma cioè, beh, può fregare di meno. Mi faccio lo sciroppo alla menta stavolta, non al basilico. Comunque, ragazzi, stavo guardando un pochino di statistiche di come sta andando il canale, insomma, da quando ho ricominciato a fare video. E nell'ultimo mese, cioè da quando ho iniziato, ho fatto 2400 views, top. Nonché 2100 in più del solito, perché non facendo video chiaramente, no, 110 ore di visualizzato, di cui 91 più del solito, quindi cioè è salito di parecchio, e 14 iscritti, cioè il 450% in più rispetto al solito. Ne ho perso anche qualcuno, ma ne ho guadagnato qualcuno. Quindi questo esperimento per adesso, e che siamo al netto di 17 episodi pubblicati, cioè online. No, 18 con oggi, 18 online, però ne ho in canna in tutto altri 5, cioè io mi tengo sempre un po' di buffer, che non si sa mai, che capita giornate dove non riesco a editare, quindi devo mantenere continuità, ma anche non impazzire, quindi ho qualche giorno di scarto, no? Questo esperimento sta funzionando, cioè è una cosa che non mi pesa, è una cosa che mi piace, non mi occupa troppo tempo. Cioè, insomma, mezz'ora al giorno mi occupa, però mi dà anche qualche soddisfazione. Vedo gente nuova nel canale, vedo nuovi iscritti, nuovi commenti. E ragazzi, cioè, mi fa estremamente piacere come cosa. Il canale sta un pochino riemergendo dall'abisso, diciamo, che è stato per anni nascosto da YouTube perché caricando 3 video l'anno non è che si facesse molto, per quanto la qualità di quei video fosse nettamente superiore a questi vlog qua, ma non è neanche quello il senso. Cioè, quando farò delle vacanze pubblicherò dei video di un certo tipo, come ho sempre fatto, però nella vita tu di tutti i giorni non mi ci voglio impegnare, cioè voglio che sia una cosa spontanea, quello deve rimanere il filo conduttore. E quindi mi sta piacendo, mi sta piacendo, ragazzi. Facendo lo sciroppo alla menta stavolta, solo che tipo stavo sbagonando un po' il computer e non mi sono reso conto che qua era schizzato via ovunque, perché come l'altra volta ho utilizzato la padellina, che è una roba misera, grande così, quindi ci vuole mezzo secondo per sgorgare. Poco importa perché adesso io mi metto a cucinare, nulla di speciale, panna, tonno e pasta, fusilli. Poi abbiamo ancora il panino che devo finire da Too Good To Go, perché non è che ne mangio tanto, di la verità. Però
E poi quello era veramente un paccone gigantesco. Boh. E via. Un po' di meno. Così. Sto sporcando ovunque. Un po' di più. Ok. Un po' di meno. Non sono convinto che questa sia la consistenza giusta. È tipo un pezzo. Spero che non metta fuoco. Cioè. Sciogliti su, sciogliti. No, ora neanche si stacca. Vabbè, si scioglierà, metto in frigo. Allora, non è il massimo, ma è un lavoro onesto. E io adesso ovviamente mi metto in giardino a mangiare. Perché cos'è, non sfrutti una giornata del genere? Bene ragazzi, sotto l'albero. Buon appetito. Stavolta non ho messo il limone come l'altra volta, però tranqui. Commento. Ci sono solo limoni caduti dietro di te. Ah sì, effettivamente potrei mettercene qualcuno. Ma ho visto che ci sono anche tipo dei frutti di sottobosco. Ma quella è una paperella, ma vaffa un brodo. Sono stupidi Niente. anelli. Guarda qua. Tutte le fragoline, ma è vero, Son stanno. no, non sono frag. No, non so, cosa sono? Mangia. Buona, eh? Ma tranqui. Ovvio. Comunque. A me piacciono un sacco questi gelatini che non hanno un cazzo dentro, c'è solo vaniglia e biscotto. Secondo me a volte la semplicità Paga. paga. Domanda importante invece. Voi questi gelati qui li mangiate come Lori? O mangiate tipo tutto il bordino Cosa e sei? vi tenete il centro Ma mi sono e andato. Cosa cazzo stai facendo? rispondeteci nei Beh, ma commenti. tu stai male a mangiare così gelato? Ti mangi gelato al bordo? Non l'avevo neanche mai considerata come opzione. Io non ti sto guardando. Siamo in tutte le occasioni del mondo. Ho anche piantato le piantine. Tu? Quello puoi farlo. Sono i lobby. Vabbè, le lobby del Tipo. petrolio, bro. Appunto, mi fanno di tutto. 4 miliardi. Ecco. Ma monte, fra! Vai, vai, prendi. La saprai te qual è? No, l'ho Mettile dentro e mischiate, l'ho prendine un dai, l'ho altro, dai. mischiate, Quindi fra. cosa ne pensi di inizio Sì, partita? l'hai visto. Non mi Sì, fido ma del mio so quali compagno. sono. Cioè, Che così so carta solo è? una. Che è lo spilungone. Quello devi dire a tutti Io che ne so carta. solo Hai una. Hai visto le inserimento, ne tutti so che quattro carta è? che ci sono. Certo, fra. Primo turno, primo turno non si parla. Secondo me il Seba non è così. Esatto, Magnanimo. sì, Vabbè. non ha così tanta. Ci devo ora. Pizzettina tattica del sabato bisogna. Seconda della Ha settimana. sbagliato Mi dice tutto. sempre che De Laurentiis è. Una Io ho pizzetta. mangiato una capricciosa. Ho preso una buona capricciosa invece. Lui tranquillo. Io salamino, patate e formaggio verde. Per stare leggeri. Come quella di martedì, Dio santo, giusto, salamino piccante, patate. Ah, spiritoso buttal. Toronto, Milan. Vai, un altro. Così di cattiveria. Adesso, mamma. Dio! Fammi rivedere. Questo grande raggruppamento del PPE in Europa Questa era che Mussolini. conta Forza Italia sponsorizza Siamo qua, scriviamo Clicca sulla interfacce. faccia, fai vedere. Ragazzi, Eh? qua serata. Fagli vedere che sta, che gira. No, solo quello lì. Uno. No, solo l'asse di Hai Ori. detto No, uno? zero, No, zero. spacca, lascia la Uno, zero. Zero. Gian Zan. Spacca di stavolta serio, Sai però. quanto devo Cioè, dire? Oh, va io dico tranquillo. uno o due. Quanto dici Albero. te? Uno. Uno. No, dovevo dire due. Uno, zero, Uno. uno, uno, Uno. uno. No, dai, ci sta. Siamo a quattro, Non puoi dire quattro, zero. quattro. Non puoi dire zero, zero, Sei messo zero. malino, Seba? Uno. Sono splendida giornata. Chiama. Tocca a te. Chiama.
For the Maraia. Questa festa strilanchese, no, non so come definirla. Aspetta, siamo okay. in un ristorante dello Sri Lanka. Esatto, cioè tipo immaginatevi il miglior evento techno di Berlino, dove soltanto i più fighi della città possono entrare. E noi abbiamo la stessa situazione. Di Verona, esatto. L'equivalente qua a Verona ed è sotto nelle cantine, nelle segrete di questo ristorante srilanchese. E adesso andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Brumotti va in avanscoperta, però la musica mi pare che ci sia, cioè si sente. Cioè, senti qua, dai tombini. Dai tombini nel Sri Lanka Restaurant. Niente ragazzi, alla fine siamo stati bloccati dal biglietto. 5 euro costava. 5 euro l'ingresso e non ne valeva la pena. È too much, assolutamente too much. E niente, quindi adesso guardiamo in tristezza il locale da fuori, lo Sri Lanka Restaurant. E ascoltiamo un po' di techno gratuitamente dai tombini. Dai tombini che esce. Sono le 2:20 e mo vado a letto. Sono abbastanza stanchino, prima la pizza ragazzi era una cosa spaventosa, non era per niente buona, ma poco importa perché in questa pizzeria fanno dei mostri grandi così, una roba impossibile, quindi sai già cosa vai incontro, sai già quello che ti trovi, non vai lì per la qualità. È stanco. Vabbè ragazzi, noi buonanotte, ci vediamo domani, fate bravi alle 11.